a tutti, ben ritrovati. Oggi partiamo con la nostra sequenza di esercizi di postura Pilates in posizione seduta. Per cui andiamo in allungamento con le gambe, manteniamo sempre gli allineamenti posturali, per cui piedi in linea con le ginocchia e le anche, e ritiriamo l'allungamento della colonna. Quindi pensiamo sempre di mantenere questa posizione con gli allineamenti di sacro, dorso e zona occipitale. Se facciamo fatica con il tratto lombare a tenere questa posizione, mettiamo pure un supporto sotto le natiche, per cui un cuscino, per cercare appunto di mantenere la colonna lombare il più dritta possibile. Quindi non devo andare in flessione in questa posizione, ma devo trovarmi a mantenerla in allineamento rispetto appunto al dorso e la zona occipitale. Da questa posizione partiamo con il respiro, per cui visualizziamo sempre il nostro diaframma che si apre nell'inspiro, cercando di aprire bene le coste. Le spalle rimangono rilassate, e buttando fuori l'aria ricreiamo l'attivazione del trasverso dell'addome, per cui ombelico in dentro e autoallungamento della colonna. Inspiro, apertura delle coste, fuori l'aria e vado bene in chiusura. E cerchiamo sempre di mantenere questa attivazione sia nella fase di inspiro che di espiro. Portiamo le braccia in avanti, inspirando, e fuori l'aria, andiamo in stretch in avanti. Uno. Inspiro, spalle lontane dalle orecchie, fuori e vado in stretch. Inspiro, giù bene le spalle, fuori. Inspiro, movimento fluido e controllato. È come se volessi andare con le mani oltre i piedi. Inspiro e via, esalo. E ad ogni espiro cerco di allungarmi sempre di più. Le braccia non scendono, rimangono parallele al pavimento. Vado in allungamento e sentiamo bene tutto lo stretch della catena posteriore. E inspiro, fuori l'aria, vado in apertura delle braccia, spalle giù in allungamento e fuori l'aria, doppia rotazione. Inspiro, via. Da una parte e dall'altra. Inspiro ed esalo. In rotazione. Cerchiamo di mantenere stabilizzate le spalle e il movimento è a livello del dorso. Sempre allungo, parto con la rotazione dalla testa, segue il tratto dorsale e il bacino stabilizzato. In ed esalo. In ed esalo, diamo un doppio movimento di rotazione, quindi 1, 2, in, ruoto 1 e 2, in, 1, 2, allungo sempre la testa e fuori, in, 1, 2, inspiro ed esalo, rilasso le braccia e sciolgo 1 e 2, e pieghiamo le ginocchia. Inspiro, sempre allungamento della colonna e fuori l'aria, cerchiamo di muovere il bacino posteriormente, attiviamo bene la zona addominale, vado, mi chiudo, spalle sempre rilassate e inspiro, ritiriamo di nuovo l'allungamento dei tre punti, occipite, dorso e zona sacrale, fuori l'aria, mi chiudo, con le coste vado, un movimento di retroversione di bacino e ritorno su. E fuori. Chiudo bene le coste, scendo. E lì. Allungo. Ed esalo. E lì. E adesso scendiamo. Chiudo bene le coste, porto le braccia in avanti, come se tenessi una grossa palla. Inspiriamo, manteniamo il bacino stabilizzato, fuori l'aria, la rotazione della zona dorsale e ritorno. Quindi ruoto, le spalle rimangono ferme, il movimento parte dal centro. E via. Guardo sempre tra le mie mani. E via, ex. In ed ex. In
ed exhale. Abbasso bene le spalle. Cerchiamo di concentrarci sulla zona addominale. Strizzo bene, un medico intento. Immaginiamo la pancia come una palla di spugna. E ad ogni espiro la andiamo a strizzare. Inspiro e fuori. E inspiro e fuori l'aria, ritorniamo su. Inspiriamo, andiamo bene in allungamento con la colonna e fuori l'aria, adesso riscendiamo. E cerchiamo di appoggiare una vertebra dopo l'altra, quindi il movimento è lento, controllato. Scendo, scendo, appoggio una vertebra dopo l'altra e ci portiamo quindi in posizione supina. Andiamo sempre quindi con a controllare gli allineamenti, piedi, linea, ginocchia e anche la testa. Rilasso bene le spalle, le porto lungo i fianchi e da questa posizione ricreiamo di nuovo l'appoggio e la mobilizzazione della zona del bacino. Quindi andiamo a espirare, andiamo ad appoggiare bene una vertebra dopo l'altra e nell'inspiro andiamo a creare un inarcamento del tratto lombare. Fuori l'aria, quindi mobilizzo, mi concentro sul tratto lombare, cercando di mobilizzare tutte le vertebre lombari. Inspiro, vado, il bacino va in avanti e fuori l'aria, retroversione. Ed inspiro, apertura delle coste, appoggio una vertebra dopo l'altra, arrivo fino alla zona sacrale e fuori l'aria, appoggio la zona sacrale, la quinta, la quarta, la terza, la seconda e la prima lombare. E di nuovo inspiro, 1, 2, 3, 4, 5, zona sacro ed exhale, 5, 4, 3, 2, 1. Mantengo il tratto lombare in appoggio, quindi siamo in retroversione di bacino e andiamo a portare le mani dietro la nuca con i gomiti aperti. Mantengo la stabilizzazione, inspiriamo e da qui fuori l'aria, sollevo la testa, vado a lavorare bene con l'addominale, occhio al mento, non portiamolo verso lo sterno, ma manteniamo sempre la distanza. Da questa posizione quindi sostegno, inspiro, vado a staccare il piede destro, punta fuori l'aria, andremo a fare questo movimento alternato, 1, 2 e 3, ok, quindi mantengo la stabilizzazione nella parte alta, i piedi rimangono a punta in appoggio al tappetino, quindi non si appoggia tutto il piede ma solo la punta, le ginocchia rimangono fisse, il movimento a livello delle ali. Cosa facciamo? Andiamo a fare questo movimento alternato, un appoggio, due e tre, tendendo sempre la retroversione, quindi la zona lombare sempre bene in appoggio, stabilizzo bene con l'addominale, inspiro, due, tre, espiro, due, tre, inspiro, due, tre, espiro, due, tre, e ancora, in, due, tre, ex, 2, 3, inspiro, fuori l'aria, rilasso, lo rifacciamo di nuovo, per cui tenendo tutte queste indicazioni. Quindi abbiamo detto, mani dietro la nuca, gomiti aperti, controllo bene il bacino, retroversione, stabilizzo bene il tratto lombare, quindi in appoggio, vado a staccare i talloni, quindi i piedi sono a punta, e parto con la gamba destra, inspiro, stacco 1, 2 e 3, fuori l'aria 1, 2, 3. Andiamo adesso con il sollevare la testa, fuori l'aria e via, in 2, 3, ex 2, 3, in 2, 3, ex 2, 3, in 2, 3, sentiamo bene il lavoro degli addominali e ancora in 2, 3, ex 2 e inspiro, fuori l'aria, rilasso, portiamo pure le ginocchia al petto,
rilassiamo bene le spalle, rilassiamo bene la parte addominale e riandiamo giù prima con un piede, poi con l'altro. Da qui mantengo sempre stabilizzato il bacino, inspiro, braccio lungo i fianchi e fuori l'aria, porto il piede destro, martello verso il soffitto. L'intenzione è quella di andare a strecciare tutta la catena posteriore della gamba destra. Quindi vado su quello che riuscite, ovviamente, cerchiamo, se riusciamo, di distendere bene il ginocchio e di portare bene il piede a martello. Se non riesco, faccio fatica, posso aiutarmi col prendere con le mani la coscia posteriormente, nel tenere appunto questa posizione. E ovviamente cerchiamo di farlo con tenendo la coscia in questa posizione, quindi ben perpendicolare al pavimento. Quello che riusciamo. Vado, stretch e scendo. Lo facciamo adesso dinamico, quindi tengo fuori l'aria, vado, attivo bene il quadricipite, inspiro, scendo, stabilizzo il bacino, via, fuori l'aria. Ed in scendo, fuori. Piego e appoggio. Lavoriamo sui due binari. Fuori l'aria, il piede va a martello, distendo bene il ginocchio. Ed inspiro, ascolto sempre il tratto lombare fisso, stabilizzato, via, ex. In. Ed ex. In. Appoggio e via, controllo. In. Posso tenere le mani sul bacino per sentire la stabilizzazione, quindi il bacino non si deve muovere né in avanti né indietro, ma devo mantenerlo stabilizzato. E via. E ancora uno. Inspiro, espiro. Tengo la posizione, inspiriamo, vado avanti con l'altra gamba. I piedi li andiamo a portare a punta e anche qui, se facciamo fatica a mantenere le gambe tese, le tengo tranquillamente, un pochettino più flesse, ma cerchiamo di mantenere sempre il tratto lombare ben stabilizzato, quindi cerchiamo di mantenere l'appoggio. Questo è quello che mi interessa, a seconda delle vostre lunghezze muscolari che avete sulla catena posteriore. Da qui porto le braccia indietro, le porto verso la testa, inspiriamo, fuori l'aria, sollevo di nuovo nell'addominale. Quindi sollevo la testa, tengo nel detto le gambe, tese se riusciamo, leggermente flesse se non riusciamo, e da questa posizione inspiro, fuori l'aria, stacco il braccio destro e facciamo dei piccoli movimenti con il braccio. Inspiro, 5 battiti, espiro, 5 battiti, via, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, inspiro, riunisco la mano alla testa e cambio il braccio e via. In, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 5, inspiro e fuori l'aria. Strizzo bene il centro, stabilizzo bene la testa, inspiro, riunisco. E fuori l'aria, scendo con la testa, piego le ginocchia, rilassiamo. E da questa posizione inspiriamo, fuori l'aria, porto i piedi su verso il soffitto e a martello. Uno. Inspiro. E fuori l'aria, di nuovo, distendo, martello due. E inspiro. Cerchiamo, quando facciamo questo movimento, di farlo, quindi, controllato, i piedi vanno a punta e poi li distendo a martello. Cerco anche, quando faccio questo movimento, adesso lo stiamo facendo
facendo con cerchiamo di tenere i piedi in linea sempre con le ginocchia, le anche, i piedi non devono andare in rotazione esterna, che è un movimento a livello dell'anca, quindi cerchiamo di mantenere sempre gli allineamenti. E quindi controllo la linea, quindi le mie due ginocchia si stanno muovendo allo stesso modo. Stessa cosa, le due caviglie si flettono allo stesso modo. Quindi cerchiamo di fare anche un ascolto e un controllo visivo per cercare di correggerci. Inspiro punta, espiro martello. Inspiro punta ed espiro martello. Sempre le mani dietro la nuca con i gomiti aperti. Stabilizzo sempre il bacino, mi ha detto come prima. E ancora uno, inspiro punta e fuori l'aria, distendo martello. Quindi sentiamo bene l'attivazione e rilassiamo ginocchia al petto. Molto bene. Facciamo delle circonduzioni, rilassiamo le anche. Inspiro, apro e fuori l'aria, chiudo. E ancora, in, apro ed ex, chiudo. Inspiro e fuori. E ancora uno. Fuori l'aria. Ok, appoggio prima un piede, poi l'altro, sempre in linea. Manteniamo. Di nuovo l'appoggio del tratto lombare, quindi siamo sicuri nella stabilizzazione in questo modo. Da qui inspiro, porto le braccia su verso il soffitto e andiamo a fare adesso questo lavoro. Buttiamo fuori l'aria, porto indietro il braccio sinistro, oltre la testa, quindi va, se riusciamo, in appoggio al pavimento e l'altro braccio in direzione completamente opposta. Quindi va verso il fianco, verso i piedi, la mano, le due braccia sono in allungamento. Inspiriamo, fuori l'aria, movimento controllato, quindi controllo e vado nelle due direzioni opposte. Ascoltiamo bene il centro, inspiro, fuori, chiudo le coste, l'ombelico va verso il pavimento, strizzo bene la pancia. Come se fosse una palla di spugna, la vogliamo strizzare bene. Inspiro, apro le coste basse e fuori le chiudo. E le braccia seguono un movimento inverso. Spalle sempre lontane dalle orecchie, la mano che è le due mani vanno quindi in direzioni opposte, la mano che è appunto la terra vicino al fianco, cerchiamo di allungarla bene verso i piedi, quindi in questa direzione, inspiro e fuori. Inspiro, tengo, allungo, fuori l'aria, vado. Inspiro, se la spalla mi dà fastidio nell'allungamento, la possiamo tenere leggermente aperta, ok? Quindi vado, la tengo leggermente aperta, quello che riusciamo. Ovviamente se riusciamo a tenerla più in linea, mano in linea con la spalla, andiamo a creare un po' più di allungamento. Via, cambio. Chiudo bene, inspiro, tengo, sentiamo quindi tutto lo stretch e via, fuori. Inspiro e adesso anche l'altro braccio che è lungo il fianco si riunisce oltre la testa. Inspiro, le braccia vanno sul soffitto, fuori l'aria, attivo bene l'addominale. Vengo su, braccia parallele alle cosce. Inspiro, fuori l'aria, roll, scendo. E allungo, chiudo le coste, inspiro e fuori l'aria, roll. Inspiro e fuori l'aria, scendo. Inspiro, preparo e via, fuori l'aria, salgo. Inspiro, teniamo, fuori. Ed inspiro e fuori. Salgo. Inspiro e fuori, scendo.
addome, inspiro, sollevo la testa fuori, attivo bene, inspiro, tengo e fuori l'aria, ridiscendiamo, ok, molto bene, portiamo le ginocchia verso il petto, rilasso, e adesso da questa posizione andiamo in appoggio con i piedi. Portiamo le braccia su al soffitto, lavoriamo con i glutei, inspiro, sempre la retroversione, attivo bene la zona addominale, fuori l'aria, solleviamo il sedere, stringiamo bene i glutei, inspiro, teniamo, fuori l'aria, riappoggiamo una vertebra dopo l'altra. Rifacciamo di nuovo la mobilizzazione lombare, quindi in arco, ex, riappoggio e sollevo, due, stringo bene i glutei, inspiro, tengo, fuori l'aria, riappoggio una vertebra dopo l'altra, inspiro, apro bene le coste, spalle giù, lontane dalle orecchie, le mani proiettate al soffitto e fuori l'aria, retroversione, sollevo il sedere, stringo bene i glutei, inspiro e fuori l'aria, riappoggio, mobilizziamo bene il tratto lombare, inspiro e fuori l'aria, riappoggio e poi vado a sollevare, stringo bene i glutei, strizzo bene la pancia, respiro, inspiro, fuori l'aria, ed in, ed ex, in, ed ex. Inspiro e fuori, piedi bene in appoggio a terra, inspiro, via, spingo e vado su, tengo la posizione, uno, fuori l'aria, stringo bene, due, inspiro e fuori l'aria, tre, ed ex, quattro, inspiro e fuori l'aria, 5, inspiriamo e fuori l'aria, ridiscendiamo, scendo anche con le braccia, lentamente. Ok, andiamo a portare adesso il piede sinistro sul ginocchio destro, in apertura, e da questa posizione inspiriamo, fuori l'aria, attiviamo bene, l'addominale attivo, sollevando il ginocchio destro, cercando di portare il ginocchio verso il petto, quindi la direzione di flessione. Sentiamo l'allungamento del gluteo di sinistra. E inspiro, riappoggio. Tengo, sempre il tratto lombare fisso, stabilizzato, fuori, attiviamo. Due. Sempre piede in linea col ginocchio e l'anca, l'altra è apertura. Tre. In. Bacino stabilizzato, via 4. Sentiamo una resistenza ovviamente al movimento e vado 5. Ad ogni espiro cerco di guadagnare di più. E via 6. Inspiro e 7. Inspiro, se faccio fatica a portarlo su mi aiuto, mi posso aiutare con le mani. Ultimo. Molto bene, cambio adesso dall'altra parte, stessa cosa, fuori l'aria, vado in posizione, inspiro, preparo, e via, ex 1, tiro bene, via, 2, andiamo a sentire bene lo stretch, e via, attivo, chiudo bene le coste, 3, e via, ex 4, vado, in, ed ex 5, ginocchio bello aperto, 6, e 7, e ultimo 8, e rilasso, molto bene. Adesso andiamo
in questa posizione, quindi portiamo le gambe a tavolino, attiviamo di nuovo l'addominale e inspiriamo, buttando fuori l'aria, mani dietro la nuca, gomiti aperti, mi sollevo di nuovo con l'addominale in questa posizione e da qui inspiriamo, fuori l'aria, stacchiamo le braccia, attiviamo di nuovo il centro e cerchiamo da questa posizione di fare dei cerchi, ok, in questa posizione, quindi vado in apertura e chiudo, dei cerchi un pochettino più ampli, quindi non piccoli cerchi, ma vado a fare quindi un bel cerchio in apertura. Come lo facciamo con il respiro? Allora inspiro e fuori l'aria chiudo, prima parte del cerchio in ed ex chiudo 2, in ed ex chiudo 3, in ed ex 4, in ed ex 5, inspiro, fuori l'aria, ridiscendo, mani dietro la nuca, riappoggio di nuovo. Lo rifacciamo di nuovo, inspiro, fuori l'aria, sollevo una gamba poi l'altra, in preparo, ex sollevo, inspiro, fuori l'aria, vado in allungamento con le braccia. Il movimento che abbiamo detto è questo, in ed ex chiudo 1, in, movimento coordinato delle braccia 2, in e 3, testa stabilizzata, 4 e 5, inspiro, fuori l'aria, riappoggio e scendiamo, una gamba e poi l'altra, ok, inspiro e fuori l'aria, ci giriamo sul fianco. Allora, andiamo adesso a fare l'ultimo lavoro sul fianco. Andiamo quindi in allungamento, gamba sottopiegata, gamba sopra, sempre flessa. Cerchiamo di fare ancora un lavoro di attivazione sul gluteo mantenendo stabilizzato il bacino e tutta la colonna. Quindi importante in questa posizione è sempre mantenere la colonna il più stabile possibile, quindi il bacino non si deve ruotare. La mano va in appoggio e che cosa faccio? Piega punta. Inspiro, porto il ginocchio in avanti, quindi bello flesso il ginocchio, piede a punta. Butto fuori l'aria, vado indietro. Quindi il ginocchio rimane sempre flesso al massimo, per la nostra possibilità, con il piede a punta. Quello che a me interessa è mantenere il bacino fermo, vado indietro, stringo bene, attivo bene il gluteo. Quindi inspiro, fuori l'aria, attivo bene il gluteo. Uno. Inspiro, fuori l'aria, attivo bene il gluteo 2. Possiamo sentire quando andiamo indietro uno stretch della parte anteriore, ma teniamo bene l'addominale, via. In ed ex. In ed ex, attivo. Stringo bene il gluteo. Quando andiamo indietro il bacino tende a fare questo, quindi inarcarsi in avanti, io devo tenere stabilizzato bene quindi gluteo, pancia attiva. E sempre piede in linea con il ginocchio e l'anca, quindi il ginocchio teniamolo sempre sollevato in linea con l'anca. E via. Inspiro e fuori. Ancora uno, vado e vado a prendere con la mano, se riesco il piede, cerco di tenere quindi questa posizione di stretch. Mentre più vado indietro, più fletto il ginocchio. Inspiro, appoggio la mano, fuori, mi sollevo sul fianco, vado adesso sul lato, quindi porto i piedi nella direzione opposta, scendo il tappetino e di nuovo piego la gamba sotto, la gamba sopra anche questa è più flessa, facciamo lo stesso lavoro per strecciare bene la parte anteriore, prima attivazione del gluteo, quindi inspiro avanti, bacino stabilizzato, espiro, strizzo il gluteo, vado indietro col piede, uno, inspiro avanti, fuori l'aria, strizzo bene, vado due, teniamo bene la retroversione.
flessione, quindi dobbiamo cercare quando vado indietro con il piede, ok, di mantenere stabile il bacino. Ed estringo il gluteo, gluteo e pancia, 4. E via. 5. Ed strizzo 6. 7. Possiamo tenere anche la mano sul bacino, un po' più difficile per l'equilibrio, per sentire ovviamente questa stabilizzazione. E via, ex, attivo. In, stringo bene il gluteo e andiamo in stretch, quindi vado a prendere con la mano il piede. Teniamo l'allungamento, rilasso bene la spalla. Se mi dà fastidio questa posizione, possiamo tenere il braccio in allungamento o con anche un supporto dietro sulla testa, anche tenendolo così, quindi seconda della possibilità per la vostra spalla. Tengo, occhio anche al ginocchio, il ginocchio non deve essere sollevato ma sempre giù in linea. Con l'arca, rilasso. Ok, molto bene, qui per oggi abbiamo finito. Grazie, vi auguro un buon pomeriggio.